La protesta dei 21 stabilizzandi dell'Università di Bari continua. Stamattina, dopo l'apertura delle porte, i lavoratori hanno allestito un presidio nella sala del Consiglio di amministrazione dell'Università. Qui attenderanno fino al 31 che si risolva la loro situazione. Rimarrà occupata ad oltranza fino a che non riusciremo ad avere degli incontri e delle chiarificazioni in merito a quello che si sta decidendo di fare, considerando sempre che il nostro contratto scade il 31 luglio e il Consiglio di amministrazione si riunirà solo il 30 luglio. Allora, noi abbiamo partecipato ad un concorso a reclutamento speciale che faceva parte di una legge di progressiva stabilizzazione, la 244/2007. Questo concorso prevedeva una progressiva stabilizzazione delle unità che all'epoca avevano maturato i requisiti, cioè almeno 5 anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Quindi 21 unità avevano questi requisiti, hanno partecipato a un concorso aperto con posti riservati e hanno vinto quel concorso. Il bando prevedeva una progressiva stabilizzazione con un contratto di 3 anni a tempo determinato e poi l'assunzione a tempo indeterminato. L'amministrazione in questi 3 anni non ha mai riconosciuto poi effettivamente, dopo aver fatto il concorso, un effettivo diritto alla nostra stabilizzazione e ha utilizzato i punti organico che spettavano alla nostra assunzione per reclutare altre unità di personale tecnico amministrativo, hanno utilizzato i punti anche per reclutare ricercatori vincitori di concorso e quindi praticamente hanno fatto in modo che altri passassero avanti al nostro diritto. È avvenuta in passato questa distribuzione dei punti perché il direttore amministrativo, l'allora direttore amministrativo Giorgio De Santis, riteneva di avere la soluzione nel cassetto. Il direttore amministrativo è andato via e questa soluzione nel cassetto non l'ha mai esposta e non l'ha mai fatta conoscere a nessuno. Il problema è stato affrontato già nel febbraio del 2013 quando è stato sottoposto un parere alla funzione pubblica. Nel frattempo sono state concesse proroghe, 2 proroghe in questi mesi e il parere della funzione pubblica è giunto i primi di luglio di quest'anno, quindi appena 20 giorni fa. Quindi i tempi sono stati strettissimi perché abbiamo avuto bisogno di un approfondimento tecnico proprio sui contenuti del parere e abbiamo già discusso nel Consiglio di amministrazione del 18 costituendo un gruppo di lavoro tecnico che dovrà affrontare le soluzioni e che è molto impegnato perché proprio oggi ancora si riunisce in vista del Consiglio di amministrazione del giorno 30.